Ciao ragazze, oggi piccola collaborazione con Silvia Ferrante e Rory Amè per aver raccolto l'idea di Tifaniti 1000, Tiziana, di realizzare un make-up ispirato ai mondiali di calcio in corso in Brasile in queste settimane. Giù nell'info box vi lascio i link ai canali di Silvia e Rory, sono curiosissima di vedere anche i loro video, fatelo anche voi. E ovviamente mando un bacione a Tiziana che ci segue sempre con tanto affetto. Per quanto mi riguarda, ho realizzato il make-up che vedete indossato sui toni dell'azzurro perché è il colore della nostra nazionale. E sono felice di questo video perché per realizzare questo make-up ho utilizzato per la prima volta una palette che aspettavo da tempo, alla quale facevo il filo da tempo, che finalmente è uscita in Italia e che ho acquistato ieri pomeriggio. Sono molto emozionata di mostrarvi la Electric Palette della Urban Decay. È una palette che già dal nome e dal packaging promette faville perché, come potete vedere, è composta da 10 cialde di pigmenti pressati super colorati. Dedicherò poi a questa palette, quando l'avrò utilizzata di più, un video con tutte le informazioni e magari una review con swatch più dettagliata, per cui oggi passo subito a descrivervi il make-up partendo proprio ovviamente dal trucco occhi. Il primo colore che sono andata ad applicare dalla palette Electric dopo aver applicato il primer occhi è questo bellissimo colore argento glitterato che si chiama Revolt. E l'ho applicato su tutto l'occhio. Poi, utilizzando questo pennello a penna di MAC, il 219, ho prelevato questo bellissimo blu matte che si chiama Chaos e ho creato la classica V all'angolo esterno e nella piega dell'occhio, andando anche un pochino sulla palpebra mobile. Con un pennello a penna come questo di Neve Cosmetics, più grande del precedente utilizzato, ho prelevato Gonzo, questo blu elettrico più chiaro e glitterato del precedente, e l'ho applicato al di sopra di Chaos, sfumando già un po' verso l'alto e insomma ingrandendo la linea. Ho amalgamato le polveri fra loro e raffinato la sfumatura con questi due pennelli da sfumatore di MAC, prima il 217, poi il 224, e per dare maggiore luce in questo punto ho applicato ghiaccio della palette Chiarissimi di Neve Cosmetics. A questo punto mi sono occupata della rima ciliare inferiore, applicando dapprima le polveri blu, Chaos e Gonzo in successione con il pennello 219 di MAC, per poi sfumarle con la parte più piccolina del pennello contenuto all'interno della Electric Palette, che secondo me è fantastico. Sempre per quanto riguarda la rima inferiore, ho applicato poi una linea piuttosto sottile e molto attaccata alle ciglia di eyeliner turchese Viva Carioca di Pupa. Ho applicato il trucol nero di Pupa nelle rime interne dell'occhio, anche questo passaggio, se volete rendere il trucco più soft, può essere omesso, mentre sulla rima ciliare superiore ho applicato lo smart liner nero di Sephora. Infine ho applicato una grande quantità di mascara nero, il Vamp di Pupa. Passando al trucco del viso, innanzitutto ho applicato il correttore per la zona del contorno occhi, che è il solito camouflage di Relastil che non vi mostro. E poi ho utilizzato un prodotto acquistato sempre da Sephora insieme all'Electric Palette, che è la Magica BB di Collistar nella nuance 2 medio scura. Sulle guance sono stata piuttosto leggera e ho utilizzato di nuovo il blush di Kiko, il Rock Attraction numero 4 Pop Apricot, e sulle labbra ho deciso di abbinare un lip gloss rosso, rosso ciliegia, che è lo Stay With Me di Essence nella colorazione 07 Kiss Kiss Kiss. E il risultato finale è questo, ragazze. Io spero che il trucco vi piaccia. Saluto ancora e ringrazio sia Tifaniti 1000 per aver lanciato questa idea, sia Silvia e Rory per aver aderito insieme a me alla collaborazione. Vi mando un grosso bacione e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video. Ciao!